Vieni, vieni, non c'è sentiero, però è questo. Qui è segnalato, vedi, ci sono delle righe. Non so se questo è un sentiero. Vieni. C'è delle righe arancioni. C'è delle righe arancioni, non so. Vedi, ci sono delle righe arancioni, anche laggiù ce ne sono. Là c'erano, là in fondo. Ho capito, ma... Sì, ma non si fa così. Guarda, eh. Ci sono quei robi lì così, anche qui. Vedi, c'è uno di qua e uno di là. Poi lì sono quei cosi arancioni. Quelli non c'erano, non sono. È pieno, guarda. Sì, ma non so il perché. Quello non lo so. Sei sicuro che questo è il sentiero Kai? Il sentiero che dobbiamo fare noi. Questo è il sentiero che dobbiamo fare noi. Se io dove venivo da solo... No, cioè, non lo trovavamo mai. Ma trovavamo mai, allora bisognava andare... Ma neanche quell'altro trovavo. C'era qualcosa scritto lì. Questo è il sentiero non segnalato. Il futuro che avevo la traccia. C'è una freccia là! Dove? Vediamo cosa vuol dire quella freccia. Andiamo a vedere cosa vuol dire quella freccia. Tante cose. Niente. Andiamo a vedere cosa dice quella freccia. Il sentiero va su di lì. Però il sentiero va su. Guarda, o lì o qua. Il sentiero va o su qui o qua. Adesso vediamo, ne prendiamo uno e poi vediamo. Prendiamo questo. Bravo, sì, lo so, ma dopo quando sei a rifugio serra hai detto che è tremendo. No. È lungo. È lungo, è più corto di questo, a secondo un chilo. Secondo un chilo, capito? No, di un chilometro. Che sia attendibile. La P, cosa vorrà dire la P? Percorso, guarda, c'è una marea. Ma lo so, poi non ho neanche altro, non lo so. Guarda qua, ogni albero. In ogni albero c'è una P. No, la freccia non c'entra, non c'entra. Non c'è, fino al molino dei ghiacci, poi sempre sui sentieri, ecco. Allora è come dicono loro, come hanno detto quei ragazzi. Dobbiamo scendere poi il molino. Più dopo bisogna andare, però anche lui dopo. Vabbè, andiamo. Chiudiamo la traccia che abbiamo. Sì, dai. Andiamo qua, facciamo una notte. Lui l'ha fatto nel 2021. Quindi dove andiamo adesso? Già. Dai, metti che fai che questo è presto, eh? State attenti a non scivolare, che qui si scivola, eh? Segnalato Kai dall'altra parte del fiume, di là del fiume qui c'è un albero che fa da attraversamento. Facciamo un piccolo break a mania, sì, ci fermiamo qui, dai, un piccolo break, un breakino, prima sosta, dai Mauri, mangia un effetto di salame. Prima sosta. Io metto le calotte. Eh?
Ecco Bruno che va a prendere gli zaini per attraversare il guado. E gli altri è di guado. Ecco che porti gli zaini. Dentro non si volare adesso, eh? Ecco qui, primo guardo. Adesso deve andare su. Va. Il dimensione 3. Ecco il sentiero ok, sia di qua che di là. Questo è il fiume che abbiamo attraversato, questo è il ponte occasionale per chi vuole fare l'equilibrista. C'è la partenza dalle spiagge. Chi vuole tornare indietro? Su si va alle spiagge, là si vedono le belle donne. Di qui si va un trail. Oh, si va alle spiagge di qua, si va a vedere le belle donne. Ah no, spiagge andiamo a Punto Marino. Invece qua andiamo ai dacci. 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 Allora, i percorsi. Dacci, dacci. I percorsi sono 3-4. O vai i dacci sotto i dacci con la macchina e poi vai i dacci a piedi. Poi parte o dalle spiagge, o dalla passo della Sambuca, o da dove siamo partiti noi, o dalla Capanna e Marconi, sono 3-4. Ti ho detto, seguiamo il tuo, ma se non leggiamo... Il mio è più fortuna che c'era il mio, se no ha voglia. Per quel pezzo lì... Ci saremmo persi? No, là sì, ma io non l'avrei mai fatto quel pezzo lì, avrei seguito i sentieri. Ci saremmo persi? No, là sì, non l'avrei mai fatto io. Che non si ricorda... Le cascate era asciutta, non venivano fin qua, però c'erano le... Una piccola cascatina. Esatto, c'era tutto il adesso qua non ci andiamo a rifugio, passiamo dal di sotto. Dove? Passiamo dal di sotto. Che c'è? Perché dove vedo? Perché voglio fare la porta lì. Ultra trail Mugello, è questo. Sì, è questo. Adesso noi andiamo qua. Adesso faccio un ingresso. Quanti chilometri abbiamo fatto adesso? Mo' anni. 4. Mo' 4, ok. Ah, ma ancora da fare 8? 8, ma cioè è l'anello, vado a tornare per tornare in Drei. Appunto. Qui privato non si può passare. No, lì no. Vabbè, privato. Rifugio Serra, ecco, Rifugio Serra che noi dovevamo fare con l'altro percorso. Sì, poi c'è le spiagge e Ponte Rovigo. Le spiagge. Vedi, Ponte Rovigo che... Io come faccio a fare il mulino? Io adesso lo vado. Si vede dal di là anche, sì. Privato. Qua cosa c'è scritto invece? Mulino dei Bianchi. Rifugio. Lì, ecco, vedi, se adesso andavamo al rifugio, dopo dovevamo scendere qui. Vedi? Vedi? Dopo dovevamo scendere più basso. Vabbè, io lì non vengo di nuovo. Dai, dai, che ti prendo! Bravo! Grazie! Però quello si rovesce. Adesso dove passo? Adesso arrangi? No.
fuori lo scivolo, eh. Il Caidino, vedi? È lì, quel capannone, al Magnotto. Si chiama cascata della Braccia e deve essere un masso che tu ci dai dentro. È qui. È così. Oh, che rossinato lì. Tutto bene. Come è lui? Te l'ho detto, sono lui con la data. No, il bisogno che qua. Adesso noi dobbiamo capire, Mauro, se dobbiamo andare di qui o di là qui. Noi dobbiamo trovare la cascata della Braccia, sennò siamo venuti per noi. No, metti, piedi lì. Piede uno, sta la finita qui. Metti il piede qui, va bene. Finito uno. Piano, non andare di corsa, idiota! Espresso! No, fermati! Fare qua, qua. Dove? Qui, questo è proprio l'altro piede, questo lì, questo è laggiù, così, pronto, veloce, brava, guarda, che schifo, non è stato così, mamma mia, andate a fare un percorso più difficile. Allora, portiamo il mulino che è laggiù in fondo. E andiamo qua. Ecco la cascata! Dacci. Arrivo, eh? Arrivo, Linoschi, dai. Fare camminare per il signore, infatti, da dentro, beh, stavano lì da un mese, aiutavano a fare il
Ecco, noi andiamo su a Diacci, mentre di qua si va alla spiaggia, alle spiagge, le spiagge e Ponte del Rovigo. Ecco i Diacci. Abbiamo mangiato, adesso scendiamo, riprendiamo il percorso di prima e poi ci saranno delle lezioni per ritornare alle macchine. Noi siamo saliti su di qui. Siamo venuti di lì. Sì, siamo sempre di qui noi. Sì. Siamo venuti di là, mi sembra. Sì, sì, sì. Perché mi ricordo. Sì, sì, questo qua, questo cartellaccio preistorico. Andiamo scappando, sì, sì. Dacci, ci siamo stati. Adesso scendiamo. Però non dobbiamo attraversarlo, lo costeggiamo. Piano, piano, appoggio fino al passo. Senza fretta, eh? Appoggio e poi dopo il passo. Un passo alla volta. Perfetto. Un passo alla volta.
Vabbè, voi siete venuti di lì. Sì, noi siamo venuti. Ah, allora? Sì, siamo venuti da dove stiamo venendo. Ecco, ripassiamo dal mulino. Ecco, vediamo se va bene questo percorso. Chi dice andare su, andiamo su. 7-4-3. Oh, ci credo mai.
ghiaccio, quello lo dovevamo mangiare, sì. Il ghiaccio, no? Sì, lì. Sì. Quello poi dopo, fermo qua, ci dobbiamo arrivare, la serra, niente, che scatto dalla braccia lì. Però, dove siamo noi? Qui? Dove? Siamo qui, qui. E dobbiamo arrivare qua. Questo è il parcheggio del club. Sì. No, o è qui, no, questo è il parcheggio. E quindi di qui, qui parcheggio, dove vai? Noi dobbiamo salire, poi facciamo questo, è lo stradello forestale. Quella è la forestale. Questa è la forestale, arriviamo qua giù che c'è il parcheggio. Che c'è il parcheggio. Il papà dall'albero. Infatti, se guardi bene, c'è la nostra macchina. Sì, sì, infatti, la nostra. Non lo vedete perché c'è bene. Quindi passiamo da Capanna Marconi alla fine. Si passa a Capanna Marconi. Sì, c'è l'incrocio perché si incrocia solo da Capanna Marconi. Ah, ecco. Mi sembra, Mi sembra che questa arrivi. O Capanna Marconi rimane 200 metri. Ah, eccolo. Ma questo è piatto. E noi si andava lì a fare il bagno. Ma quando ci andavamo noi erano là tutti che facevano il bagno in questo momento. Guarda dito quest'albero qua. Bucato. Bellissimo. Metti la testa lì. Se ce la fai. No. Ce la fai? Senza farti male? A vederla se la sentite. Ce la fai? Pezza lì, Sì. Ecco, ti prendo meglio così. Guarda me. Perfetto. Ce la faceste? Siete bene? Sì, sì. Aspetta, Vai zic. Lo zoom un pochettino, che vedi un po' l'albero. E me.
Eccoci arrivati.